questo nuovo test. Oggi abbiamo con noi la Trek Remedy 9.8. Stefano ha già avuto modo di provarla e vi lascio qui il link per andare a vedere il suo short test. Punti salienti di questa trail dall'animo enduro sono telaio carbonio completamente, a parte il fodero basso del carro, 160 mm di escursione all'anteriore, 150 al posteriore e ruote da 27,5 in questo montaggio in carbonio. Andiamo a scoprirla insieme in tutti i suoi particolari. Parliamo un po' delle geometrie di questa Remedy 9.8. Diciamo che a livello geometrico questa bici si pone a cavallo tra il trail e l'enduro. Non troviamo un front center molto sviluppato sull'anteriore rispetto a molte altre bici da enduro moderne, però diciamo che la caratteristica principale di questa Remedy è quella di avere una geometria che è capace un po' di tutto, insomma. Ci può supportare sia per quanto riguarda l'utilizzo più pedalato che su percorsi molto più tecnici, molto più difficili, che potrebbero essere quelli per l'enduro. Questa geometria si caratterizza per la possibilità di essere modificata. Abbiamo, come su molte altre bici track, il monolink sul carro posteriore, quindi possiamo variare quello che è l'angolo sterzo, l'angolo sella e l'interasse e anche l'altezza da terra. Passiamo da un angolo sterzo che in modalità low, che è praticamente la modalità che ho utilizzato più di tutte, un angolo sterzo di 65 gradi e mezzo e un angolo sella di 73,2, decisamente non male per quanto riguarda la pedalabilità. Un interasse che arriva ad essere di 1206 mm e il carro che non è proprio compattissimo perché abbiamo 432 mm di lunghezza. Però devo dire che non si avverte molto questa misura non molto contenuta. Eccoci qua, parliamo delle impressioni dinamiche in salita con questa Remedy. Partiamo dall'impostazione in sella. Devo dire che la prima sensazione è quella di essere in totale controllo del mezzo. Si è ben piantati sopra la bici, non si ha quella sensazione di essere all'interno delle ruote. Questo secondo me è dovuto un po' alla geometria più trail che enduro, il movimento non è molto basso e quindi non si è molto all'interno delle ruote, appunto. Il controllo però devo dire che è totale. Stefano aveva fatto una nota dicendo che per lui il manubrio era un po' basso, io ho risolto alzandolo completamente, avendo tubo forcella abbastanza lungo, e mi trovo veramente molto bene. La geometria è ben bilanciata per la salita, per quanto mi riguarda. Le sospensioni lavorano molto bene, soprattutto l'ammortizzatore True Shaft, quando è chiuso è veramente una piattaforma molto molto stabile, e nelle impostazioni intermedie e aperte ci aiuta ad affrontare tratti come questo che abbiamo appena fatto, anche molto tecnici. Come abbiamo detto un attimo fa, l'altezza del movimento centrale da terra non è bassissima e questo ci aiuta nell'ambito della salita e del pedalato, perché ci permette di non toccare quei pedali nell'asperità del terreno. Stesso riguardo per la trasmissione, Eagle GX 12 velocità, una manna dal cielo per quanto riguarda i tratti più tecnici. Le ruote da 27,5 per me sono un po' una anormalità, perché ultimamente sto utilizzando praticamente solo 29 pollici. Devo dire che però ci aiutano ad essere un po' più bassi sul terreno e soprattutto su questi tratti un po' tecnici in cui bisogna anche avere parecchia fiducia e lanciarsi un po' di velocità per riuscire a scavalcare gli ostacoli, aiutano un sacco. Le gomme di larga sezione di 2.7 pollici aiutano per quanto riguarda il grip, mentre le ruote con tracer in carbonio aiutano tantissimo la precisione di guida. Anche il manubrio in carbonio devo dire che aumenta moltissimo quello che è la precisione e la solidità dell'insieme. Ovviamente questa bici ha, secondo me, un animo marcatamente trail, che però strizza l'occhio un po' all'enduro. Quindi se volete tanto pedalare, volete affrontare giri molto molto lunghi, andare alla scoperta di nuovi sentieri anche in alta montagna e pedalare tutto il giorno, potrebbe essere la scelta che fa per voi per quanto riguarda la salita. Ed eccoci arrivati anche in fondo alla discesa. Parliamo appunto dell'ambito più ludico del nostro sport, quello che riguarda la discesa. Come si è comportata questa Remedy 9.8? Beh, decisamente bene.
come abbiamo detto prima, per la geometria e per la salita, l'anima di questa bici è molto più trail che enduro. Questo si ripercuote un po' su quello che riguarda la guida, e unito al fatto di avere le ruote da 27,5 cambiano un po' quello che sono soprattutto i miei parametri, perché ultimamente utilizzo solamente bici da 29 pollici. Devo dire che questa bici mi ha divertito davvero tantissimo, e secondo me questa Remedy è pensata per chi ama pedalare tanto, andare alla scoperta di nuovi sentieri e, perché no, in qualche weekend fare qualche gara di enduro, strizzare l'occhio un po' più all'agonismo, un po' più alla velocità estrema. Le sospensioni funzionano tanto bene, l'Airic RTC3 ha un'ottima idraulica, ovviamente non abbiamo il fine tuning di quello che potrebbe essere un RC2, e quindi non possiamo pretendere che sui tratti più scassati, sul veloce, risponda perfettamente ai nostri input, perché dimostra i suoi limiti, però per un utilizzo misto, ripeto, è perfetta. L'ammortizzatore invece si è dimostrato davvero all'altezza delle prestazioni generali della bici, funziona molto bene. Come per quanto riguarda la salita, che abbiamo detto ha un ottimo sostegno, per la discesa non ci ha mai abbandonato, sulle discese molto molto lunghe si è dimostrato sempre pronto e non ha mai dato segni di cedimento. Le ruote 27,5 Bontrager in carbonio mi hanno convinto al 100%, mi piace tantissimo il feeling della ruota in carbonio, la precisione, mentre invece non mi ha convinto molto la larga sezione delle gomme sempre Bontrager. A me non piace molto la larga sezione perché va utilizzata a pressioni molto basse, e questo si trasmette poi in un feeling della spalla che lavora tanto in curva, e a me questa sensazione non piace per niente. Devo dire che però a livello di resistenza alle forature e grip non sono per niente male, gomme di primo montaggio che non sono i grandi marchi, devo dire che ottima scelta. Davanti abbiamo un ottimo grip, gomma secondo me perfetta per queste condizioni misto invernali in cui possiamo trovare sia fango che asciutto completo, e anche la posteriore ottima scelta perché secondo me scorre molto, e anche questo ha un ottimo grip e ci aiuta a frenare tanto, soprattutto per me che sono molto molto pesante. Per il resto anche il manubrio in carbonio mi ha convinto anche in discesa, smorza molto bene le vibrazioni ma resta tantissimo preciso quando andiamo a dare degli input alla bici. Come ha detto in apertura, la bici secondo me va guidata per sfruttarla al massimo un po' più aggressivamente, le ruote 27,5 ci aiutano in questo verso, e se la frustiamo questa bici risponde molto molto bene e ci appaga nella guida, ci diverte un sacco. Ovviamente all'opposto, se ci piace guidare un po' più rilassati e goderci un po' più il sentiero in modalità trail, è sicuramente molto molto divertente, e ripeto, è una compagna ideale soprattutto per chi ama fare veramente tutto, dall'uscita domenicale in compagnia alla garettina di enduro, ovviamente senza avere velleità super agonistiche. Ed eccoci arrivati alle conclusioni del test con questa Trek Remedy 9.8. Valutazione finale davvero positiva per questa trail dall'animo spiccatamente enduro. Questa bici è fatta per chi si vuole divertire, ma non vuole rinunciare a quello che sono le prestazioni, e magari strizza l'occhio un po' anche all'agonismo. Le ruote da 27,5 aiutano per quanto riguarda il divertimento, secondo me. Soprattutto su questo montaggio, con le Bontrager in carbonio, aumentano ancora di più quello che è la rigidità e la precisione di guida. Anche le gomme dalla larga sezione, che forse all'inizio davano un po' nell'occhio per veramente la sezione immensa, si sono rivelate molto molto buone, buona resistenza alle forature, ottima aderenza e scorrevolezza per quanto riguarda il posteriore. Sono montate con camere, ovviamente quello che vi consiglio appena vi arriva la bici, trasformarla in tubeless, questo ne guadagna per quanto riguarda il peso, che per questo montaggio arriva a essere 14 kg, che non è per niente male, è migliorabile. E per il resto, parlando di sospensioni, posso dirvi che, come detto prima, nelle sensazioni in discesa sono ottime perché hanno un ottimo sostegno nella pedalata, e anche in discesa riescono a farci divertire tanto, soprattutto l'ammortizzatore che non ha mai dato segno di cedimento ed è un ottimo componente. La forcella invece va bene per il divertimento, va bene per il trail, ma se cerchiamo qualcosa di più, se vogliamo spingerla al massimo, ci presenta il conto, e questo è dovuto all'idraulica non molto raffinata. Quindi vi consiglio magari un upgrade, magari anche solo della cartuccia in futuro, se capite che arrivate al limite di questo componente. Il resto del montaggio devo dire ben oculato per il prezzo di 5.199 euro, ben montata.
soprattutto per le ruote in carbonio, perché aumentano quello che è il valore complessivo della bici. Il resto dei componenti praticamente siamo sempre sui soliti nomi. Abbiamo la trasmissione SRAM GX a 12 velocità, i freni guide, che purtroppo sono la pecca di questo montaggio e vi consiglio di cambiare magari con un paio di code, che sono molto molto più performanti. Reggisella Bone Tracer, questo non ci ha mai dato problemi, anche con le temperature più rigide non ha mai dato nessun segno di esitazione. Manubrio sempre Bone Tracer in carbonio, anche questo, come vi ho detto prima, dissipa bene, molto bene le vibrazioni e ci consente di avere un'ottima precisione nella guida. Per il resto vi consiglio di provarla. Se vi capita di trovare questa bici a un test day, fateci un giro e scriveteci qua sotto le vostre impressioni, quello che siete riusciti anche voi a capire. Per il resto, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al nostro canale e restare sempre con noi per le ultime novità, gli ultimi test dal mondo della mountain bike su mtbcult.it.